Buongiorno elettori, siamo a Vergiate col signor sindaco che ha accolto il nostro invito perché abbiamo notato le condizioni assurde della rotonda sul Sempione, quindi il sindaco ci chiarisce i termini della questione. Entriamo quindi nel merito. Sì, buongiorno a tutti, siamo qui sulla rotatoria della S33 che è stata realizzata circa 2 anni fa e si è conclusa circa l'anno scorso. Le condizioni della rotonda sono visibili, il problema di questa rotatoria è che stiamo chiedendo da tempo che questa rotatoria venga consegnata al Comune di Vergiate in modo da poterla gestire. Non è possibile che ogni volta che lo stato della rotatoria è in queste condizioni dobbiamo contattare ANAS per poter fare un intervento, che questa rotatoria ci venga consegnata in modo che noi possiamo intervenire e decidere se darla in gestione o gestirla direttamente, in modo che anche questa rotatoria abbia l'opportunità di avere, insomma, di avere un aspetto decoroso. È la porta di Vergiate e quando uno arriva a Vergiate trovare una condizione di questo tipo, insomma, non è che fa molto piacere e lede sicuramente l'immagine della nostra comunità. Volevo dire, io ho notato, ce l'ha fatto vedere in comune poco fa, diversi solleciti da parte dell'amministrazione. Possibile che la burocrazia in questo paese sia soffocante anche per gli stessi enti pubblici? Evidentemente sì, le risposte che ci vengono date è che in questo momento la rotatoria è in fase di collaudo. Ci auguriamo che questo collaudo si concluda in tempi molto brevi e che abbiamo la possibilità appunto di recepire questa rotatoria per poterla gestire. Fino ad oggi questa opportunità non è stata data e, come dicevo prima, abbiamo dovuto continuare a sollecitare ANAS per poter effettuare quei tagli e quindi per poterla rendere, insomma, in condizioni non dico gradevoli, ma perlomeno non in condizioni di questo tipo di totale degrado. Nell'angolo noto una cappella che è semi-abbandonata, come mai c'è questa situazione? Ma in fase di realizzazione della rotatoria è stata spostata e fino a quando non viene consegnata, insomma, anche noi non possiamo provvedere a far sì che ritorni in condizioni ottimali e quindi che venga ristrutturata. Adesso ci spostiamo nell'altra rotonda per far vedere ai lettori il problema che sembra stia arrivato a una conclusione. Allora, abbiamo cambiato rotonda, qui la situazione è completamente diversa perché è gestita da un privato e chiaramente non tutti lo sanno. Questa è la rotonda, più avanti c'è Corgeno, tanto per far capire dove ci troviamo. Come mai questo miracolo da una parte mentre dall'altra parte invece qualcosa di completamente diverso? È perché, come diceva precedentemente, questa rotonda è gestita da un'azienda privata del territorio che si appoggia probabilmente a un'azienda del settore che provvede a fare le manutenzioni. Questo intervento è stato fatto in questi giorni, probabilmente hanno avuto dei ritardi perché hanno avuto dei problemi con l'azienda che ha fatto l'intervento, però la cosa importante è che adesso la rotonda è in ordine e garantisce, insomma, una visibilità positiva anche alla comunità. Per quanto riguarda l'altra rotatoria, ci auguriamo che ANAS faccia degli interventi puntuali, precisi, in tempi, voglio dire, ristretti tra un intervento e l'altro, e che presto la consegni al comune in modo che possa gestirla direttamente e garantire, insomma, un aspetto estetico diverso che sia anche, insomma, di buona immagine per la comunità, per il territorio. Quindi se le cose vengono gestite nel territorio funzionano, altrimenti dagli enti elefantiaci di questo paese purtroppo si perdono un po' nei meandri delle mille richieste, delle mille problematiche di questo paese che funziona come funziona. Vabbè, comunque noi ringraziamo il sindaco per la disponibilità, una parte del problema è stata risolta, l'altra dipende dall'ANAS, così comunque si eviteranno ulteriori polemiche su Facebook. Particolarmente anche noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo, grazie all'amministrazione.